Quadrone. Attenti. Molto bene. Novità di rilievo? Bene. Bene. Squadrone, riposo. Bene, allora, cominciamo questa breve adunata dello squadrone Blindo Pesanti. Per chi non mi avesse conosciuto, io sono il capitano Simone De Coccio, sono il comandante di questo squadrone Blindo Pesanti e adesso andiamo a vedere quali sono le principali operazioni della giornata. Allora, sono appena tornato dal briefing col comandante di reggimento che mi ha spiegato le operazioni da fare prima della partenza. Abbiamo qui la lista, la checklist da completare entro venerdì alle ore 12:00 e in questa breve adunata dello squadrone Blindo Pesanti vi spiegherò cosa dovremo fare, quali sono gli ordini da eseguire militarmente per questa settimana. Allora, per prima cosa, le principali attività di questa settimana prima della partenza in Macedonia, abbiamo il lunedì alle ore 8:30 una donata di fronte al magazzino Vestizioni, cioè oggi stesso alle 8:30 abbiamo questa donata. Il pomeriggio andiamo alle Blindo Centauro, seguite le istruzioni dei più anziani, che sono più anziani di voi e hanno più esperienza e che quindi questa esperienza ve la tramanderanno e vi diranno, vi spiegheranno cosa fare il centauro, le dotazioni, come vanno sistemate, come fare il rappocco. Seguite i caporal maggiori scelti, che sono la vostra guida. Poi alle 15:30 abbiamo educazione fisica e quindi mi raccomando, entro le 15:25 dovete essere tutti sul piazzale già in tuta ginnica. Per martedì facciamo sempre educazione fisica perché il militare deve essere sempre invigorito e addestrato a superare la fatica. Quindi il militare è stressato, rende di più, è più annerchiato, è più cazzuto e quindi è più adatto a sopportare la vita all'estero nelle operazioni fuori area. Bene, questa settimana, lo ricordo, dopo che io avrò decifrato questa cartina topografica con tutte le coordinate degli obiettivi segreti da sorvegliare e dei quali non dovremo divulgare in giro via internet o alle nostre fidanzate dove andremo e cosa faremo. Io adesso ho da fare, per questo ho la cartina dietro e quindi per questo sono così indaffarato con tutto questo materiale che mi porto dietro e quindi adesso finiremo questa breve adunata e dopodiché io mi troverete in ufficio per qualsiasi esigenza. Ricordatevi che la porta del capitano è sempre aperta per qualsiasi vostra esigenza, ma ricordatevi che non vi posso dare licenze perché dobbiamo partire in Macedonia e che quindi prima bisogna fare le operazioni più importanti. Finita la donata, andate dove dovete andare, ma adesso ascoltate che cosa vi sto dicendo. Allora, martedì facciamo sempre educazione fisica,
la mattina adunata di fronte alla palestra in tuta ginnica. Tuta ginnica deve essere quella prevista dal regolamento e non una tuta ginnica qualsiasi, no? Che uno la mattina si sveglia e si mette la tuta ginnica che gli pare. Queste cose il militare non le deve fare. Poi, quando è finita educazione fisica, andate dai vostri comandanti di plotone per fare adunata e per fare eventuali richieste, che però non possono essere le licenze, perché le licenze non ve le posso dare il fine settimana, vi potrei dare il giovedì, ma il venerdì poi dovete rientrare per fare delle cose particolari. E giovedì escluso ovviamente i servizi, escluso ovviamente inconvenienti vari, escluso ovviamente che in licenza non ci andate praticamente. Comunque, questa è la vita del militare, non è una vita che uno cioè sta in vacanza. Voi avete scelto questa vita e siete andati a far parte dello squadrone blindo pesanti. Adesso io vi romperò il culo e vi farò diventare annerchiati e cazzuti. Non vi posso dare una licenza ogni volta che vi do la licenza vi rientrate civili praticamente. Quando un militare va in licenza torna più annerchiato di prima, si fa la sua trombata a casa e quando ha finito di farsi la sua trombata torna più annerchiato e più pronto a combattere. Molto bene, facciamo il nostro lavoro, lo facciamo fatto bene, ci facciamo questa missione in Macedonia e poi ce ne torniamo tutti a casa, ma non prima di aver riconsegnato tutto il materiale dopo la missione. Anche se mancano 4 mesi al rientro, ve lo dico adesso, perché il militare deve essere sempre preparato e addestrato a sistemare tutto il materiale in modo previsto secondo la libretta, che non so dove cazzo sta, ma mi hanno detto che c'è, io ve lo dico. Comunque, andiamo avanti. Come vedete, allora qui c'è la cartina e in questa cartina praticamente qui ci sono le varie zone dove ci sono dei nascondigli dove vengono nascoste armi segrete e noi dovremo andare a scovare queste armi segrete durante la missione. Ho parlato direttamente con un pezzo grosso della NATO e adesso ci informeranno, visto che siamo un reggimento di cavalleria, quindi noi ultimi arrivati, ci informeranno sui vari dettagli molto particolari di questa missione. Però nel frattempo non posso dirvi nulla, perché altrimenti la missione potrebbe essere compromessa e poi succede come quella volta che il generale di brigata ha dovuto ficcare dentro un capitano. E queste cose, sinceramente, visto che il culo è mio, non so, forse non mi conviene fare questa cosa di dirvi le cose prima della partenza, ma una volta arrivati in Macedonia ci sistemeremo. Si farà adunata davanti l'hangar e davanti l'hangar poi sistemeremo gli zaini in modo che gli zaini siano tutti allineati e coperti, il fucile messo di lato al suo posto e dopodiché verrà la visita del comandante di reggimento, si farà un saluto, poi ci sarà un brindisi, i vostri comandanti di plotone poi vi spiegheranno come fare il brindisi e quindi dopo questa adunata c'è anche una adunata nella adunata con i vostri comandanti plotone che vi spiegheranno passo dopo passo come si farà il brindisi con il comandante di reggimento. Un'altra cosa, signori, molto importante, mercoledì adunata in drop. E quindi già da oggi, dopo educazione fisica, alle 16:15 controllo drop.
perché dobbiamo essere precisi, il militare è sempre preciso. Io vi voglio molto bene militarmente parlando, ma purtroppo dobbiamo fare le cose previste come ci viene richiesto e quindi non si può non fare un controllo ulteriore dell'uniforme drop prevista invernale, anche se siamo a giugno, perché il militare fa le cose quando gli vengono chieste e non discute gli ordini, prima esegue gli ordini e poi magari discute gli ordini, perché tanto poi voglio dire, una volta l'hai fatto, questi cazzi. Comunque andiamo avanti con questa breve adunata dello squadrone Blindo Pesanti. Vi ricordo che noi siamo lo squadrone più cazzuto e annerchiato del reggimento, quindi noi ci dobbiamo distinguere in qualsiasi cosa facciamo. Fatta la fama, vivrai da puttana. Allora, poi un'altra cosa importante, le ultime cose prima di finire questa donata, un'altra cosa, anzi no, è un'altra cosa che nel frattempo sono diventate due cose. Prima cosa di queste due cose, abbiamo giovedì l'indottrinamento per la missione in Macedonia, che, di cui sto parlando anche adesso, ma ve lo ridico perché il militare deve essere sempre a conoscenza di ciò che sta facendo. Giovedì faremo questo indottrinamento in una sola giornata, conosceremo tutta la storia della Macedonia, cosa fanno i macedoni dalla mattina alla sera e cosa andremo a fare, come si saluta, come si intima l'alt in macedone, qualsiasi abitudine. Noi in una giornata facciamo tutte queste cose e in più ovviamente la seconda cosa importante è educazione fisica sia al mattino che al pomeriggio, perché in questo modo vi annerchiate di più e la vostra conoscenza diventa una conoscenza salda e militarmente parlando voi sarete lo squadrone più preparato per svolgere questa missione all'estero. Altre due o tre cose importanti prima di chiudere. Venerdì abbiamo il caricamento bagagli, la mattina il baule va caricato alle ore 9:30, entro le 9:30 insieme ai vostri comandanti plotone, quindi alle ore 9:15 adunata con i vostri comandanti plotone di fronte alle armerie per stabilire il modo giusto di caricare i bauli sopra i mezzi e dentro i container. Alle ore 9:25 vi voglio già tutti preparati per la donata che terrò per far sì che per controllare che tutti quanti abbiano capito come vanno caricati i bagagli. Alle ore 10:30, dopo una breve pausa di 5 minuti alla sala convegno truppa, alle ore 10:30 vi voglio tutti schierati con gli zaini da controllare, con i rotolini fatti per bene e che tutti gli zaini siano uguali, perché noi dobbiamo far vedere che non siamo un reggimento dei cazzo, quella roba così, ma noi siamo un reggimento cazzuto e dobbiamo far vedere che siamo anche formalmente cazzuti, perché un buon militare è preparato militarmente e formalmente. Queste sono le cose di base sintetiche che il militare deve sapere. Molto bene, queste, diciamo, queste sono le principali operazioni da fare in questa settimana. La donata adesso è finita e quindi vi lascio ai vostri comandanti plotone, a disposizione dei vostri comandanti plotone, i quali faranno a loro volta un'altra donata. E dopodiché i vostri comandanti a plotone vi lasceranno a disposizione dei vostri comandanti di squadra, i quali faranno anche loro una donata, e dopodiché
siccome alle 8:30 in teoria già dovevamo stare di fronte all'armeria, in realtà sono già le 9, però è previsto una cosa, ma non so come fare, però l'importante è che il militare sappia che alle 8:30 dovrà stare davanti al magazzino di vestizione, perché è molto importante la vestizione da fare per la partenza in Macedonia. Molto bene, adesso vi lascio con i vostri comandanti di plotone. Bene, puoi presentarmi la forza, così bene, ok? Ah no, un'altra cosa, signori, molto importante, quando andate in missione all'estero non è possibile parlare via telefono delle operazioni che state svolgendo in missione, perché la sicurezza del reparto potrebbe essere compromessa. Per prima cosa, un buon militare deve essere conscio dei rischi che comporta la divulgazione di informazioni molto top secret, classificate NATO, ONU, CIA, FBI, tutto, e quindi queste operazioni top secret noi non possiamo divulgarle al di fuori di quello che facciamo all'interno caserma, perché noi siamo preparati per maneggiare queste informazioni, ma purtroppo i civili non devono sapere le cose che facciamo noi, anche perché ci sono altri motivi per non fargli sapere. Quindi ancora un'altra cosa, signori, molto importante, poi vi lascio con i vostri comandanti di plotone. Quando si fa educazione fisica, non voglio vedere gente che si strascica, voglio vedere tutta la gente che corre insieme in un blocco. Voi siete militari e dovete correre insieme in un blocco solo. Non esiste che sembra che uno arrivi dietro, che sembra che stia morendo, non è cazzuto, non è annerchiato. Voi sapete come è fatto il vostro capitano, con me potete parlare di tutto, di sesso, di figa, di politica, potete confidarmi le vostre cose, ma quando il militare la mattina si presenta in servizio deve essere addestrato e pronto a eseguire tutti gli ordini che gli vengono impartiti. Altrimenti vi punisco e vi ficco dentro, perché voi il militare deve essere punito per imparare quando non riesce a eseguire correttamente gli ordini. Un'altra cosa importante che mi ero dimenticato, questa sera, siccome comunque al di là di tutto siamo vogliamo stare insieme anche prima la partenza, c'è la cena con i comandanti di plotone e il vostro capitano, che vi ficca dentro, però il vostro capitano vi vuole bene, vi rovina magari le vacanze e vi eravate prenotati 4 mesi prima per spendere di meno con volaregratis.it, però dopodiché il vostro capitano ceniamo tutti insieme, anche perché fra qualche anno, a forza di ficcarvi dentro, non avrete più amici né la fidanzata, e quindi staremo sempre tra di noi, tanto vale conoscerci. Molto bene, militare sempre ordinato, aggiustatevi sempre il foulard ovunque andate, anfibi puliti, ricordate che voi rappresentate lo Stato italiano e che svolgete funzioni molto importanti per la protezione del mondo, e voi veramente state facendo, voi siete degli eroi, perché andando all'estero la nostra immagine di Reggimento Savoia Cavalleria e la vostra immagine di militare italiano all'estero riesce a creare una grande cosa, riesce a
a far vedere che noi italiani non siamo un popolo di pecoroni, siamo formalmente preparati e che quindi è giusto che voi veniate ficcati dentro per capire queste cose, perché sennò altrimenti non facciamo bella figura e non lo so, e come facciamo? Allora, poi un'altra cosa, signori, mi ero dimenticato, capisco che magari le adunate diventano un po' lunghe, però ecco, è molto importante. La scorsa settimana un fatto grave, un comandante di battaglione ha ficcato dentro il proprio capitano perché non ha controllato la pulizia degli anfibi della sua compagnia. Il capitano è a sua volta un militare come voi e che ha un grado e quindi portando anche le stellette, queste stellette, essendo militarmente addestrato e preparato a farlo, deve controllare cosa fanno i suoi sottoposti. Noi non siamo in una comitiva che possiamo fare ognuno quello che ci pare, ognuno ha delle mie responsabilità, io sono qua per spiegarvele e quindi purtroppo vi devo ficcare dentro. Se voi non avete i figli puliti è una cosa disdicevole che un volontario, un professionista, un volontario in servizio permanente, ma anche un volontario in ferma breve, abbia gli anfibi sporchi e si presenti in ritardo a una adunata come il peggiore dei naglioni, no? E io cercherò poi di non farvi la adunata del pomeriggio e dopo pranzo e del pomeriggio alle 16:30, ma purtroppo solo per oggi c'è il controllo della drop, dopo educazione fisica, dopo che voi siate andati in palestra, dopo che avete corso, dovete lavarvi, mettervi la drop alle 15:45, scusate, alle 16:15 abbiamo il controllo della drop dopo educazione fisica, quindi dovete ricambiarvi e dovete essere tutti in ordine sul piazzale per fare la adunata, per controllare che la drop sia in ordine, l'uniforme sia quella prevista e non cose che uno si mette la battaglia del Vietnam sopra i nastrini, che non esiste. Tutti i nastrini devono essere i nastrini previsti, iscritti a matricola, e se non avete fatto andate all'ufficio matricola per iscrivere le vostre missioni, solo che per andare all'ufficio matricola dovete andare col vostro comandante di plotone, perché il vostro comandante di plotone vi deve accompagnare ovunque vada e ogni militare deve essere sempre accompagnato dal suo superiore, ma i comandanti di plotone hanno la mia autorizzazione per andare all'ufficio matricola a iscriversi da soli la propria missione senza che io li debba accompagnare, o in alcuni casi il mio ufficiale di destra vi indicherà la strada, parlando per comandanti di plotone, per raggiungere l'ufficio. Quindi molto importante, poi alle 16:30 abbiamo adunata con alcune persone che poi vi verranno, chi sono queste persone lo sanno i vostri comandanti di plotone, per firmare le note caratteristiche. Ricordate, è importante, bisogna chiudere il periodo perché poi adesso comincia la missione in Macedonia e quindi comincia un altro periodo e poi io magari metto nella media e ve la metto in culo, però voi siete militari addestrati e quindi voi dovete oggi firmare le note caratteristiche, sia quelle di questo periodo sia quelle in bianco, che poi io vi metto il giudizio già per la fine della missione. Ve lo metto adesso perché tanto io già lo so che a chi devo metterlo in quel posto, quindi non è inutile che, però mi raccomando, la puntualità e l'ordine in servizio, perché il militare ovviamente è un militare e come tale
deve essere sempre militare, anche quando è in borghese. Una cosa molto importante è la tenuta dell'uniforme. L'uniforme deve essere tenuta in modo corretto, in modo previsto. Quindi abbiamo l'omerale dello squadrone che va qui, e lo scudetto che va qui, che è questo qui. Ok, quindi voi sapete come va tenuta l'uniforme. Io tengo la scritta esercito da questo lato e il nome da quest'altro lato, per far vedere il mio nome, non che andiamo in giro anonimi, che non sappiamo chi siamo e che la gente poi ci deve riprendere e deve venire da me un altro ufficiale di un altro squadrone a dirmi che ci sono militari del squadrone Blindo Pesanti che vanno in giro con l'uniforme non prevista dal regolamento di disciplina militare. La tunata è terminata qui e quindi io vi lascio i vostri comandanti di plotone che per fare un'altra tunata e prego, presenti la forza. Ah no, scusate, un'altra cosa signori, mi ero dimenticato. Una cosa molto importante, quando farete l'indottrinamento per quello che accade in Macedonia, state attenti quello che accade all'estero. All'estero noi siamo visti come italiani, non siamo del posto, e quindi dobbiamo fare in modo che il popolo, la popolazione locale non ci veda come se fossimo dei loro nemici. Quindi mantenete un profilo basso e cercate di essere neutri ed imparziali. Noi siamo lì per fare una missione di pace in quella zona dove c'è stato appena un conflitto. Cercate con la popolazione di essere cortesi ma allo stesso tempo di essere fermi. La libretta prevede come voi dobbiate eseguire le regole di ingaggio ed è previsto che voi le sappiate. È molto importante, quindi oggi pomeriggio, dopo tutte le adunate che faremo in questa giornata, ci sarà anche un indottrinamento a cura dei comandanti plotone / comandanti di squadra / vice comandanti di squadra, nei quali vi verrà spiegato quali sono le cose più importanti che bisogna sapere quando ci si reca all'estero. E quindi è molto importante che la vostra preparazione sia una preparazione non base da Naiona come i militari del primo Libano, ma una preparazione da militare professionista, perché voi avete scelto di fare questo mestiere. E se sapevate che c'ero io, col cazzo che facevate questo mestiere. Però al di là di questo, io vi voglio molto bene militarmente parlando. La mia lunga storia e esperienza militare vi dice chi sia io e da dove vengo, e che io sono un ufficiale di cavalleria, vengo da una storia dei lancieri di Montebello e che quindi ho un'esperienza molto formale e pretendo a mia volta che il mio squadrone sia formale, così come a me hanno insegnato ad essere formale. Vi ricordo ad esempio quello che è successo. Un'altra cosa molto importante, mi ero dimenticato, attenzione a non portare stupefacenti sia dall'Italia alla Macedonia che dalla Macedonia all'Italia. Una volta è successo ai lancieri di Montebello che hanno perquisito un ragazzo ficcandogli, facendogli un'ispezione rettale, e gli abbiano trovato
della cocaina su per il culo. Purtroppo queste cose spiacevoli io non vorrei che accadessero all'interno dello squadrone. Hanno richiesto lo squadrone Blindo Pesanti e noi adesso partiremo per la Macedonia. Ricordatevi alle 8:30, 9:30 ormai, che c'è la donata di fronte al magazzino Vestizione, per la vestizione prevista militarmente dal regolamento di disciplina militare per andare all'estero. Quindi vi ricordo oggi pomeriggio le varie donande, che adesso non ricordo neanche più io quante ne siano, però comunque sia, mi raccomando la puntualità. A questo punto rimaniamo direttamente qua e facciamo, no, il militare deve muoversi e fare tutte le cose previste per svolgere varie attività della giornata. Vi ricordo che voi non siete naia, ma venite pagati per fare questo lavoro, che è uno dei lavori più belli al mondo, perché avete l'onore di servire la vostra patria. Molto bene, adesso facciamo un'altra cosa, signori. Vi ricordo di passare per l'ufficio dell'aiutante maggiore per ritirare il tesserino prigionieri di guerra. Se vi beccano in zona di operazione senza tesserino prigionieri di guerra, finite per essere scambiati per terroristi ed essere imprigionati nelle prigioni locali. È successo ai Lancieri di Montebello, che durante una missione di pace c'era un militare senza il tesserino prigioniero di guerra, e questo militare a un certo punto si è trovato catturato dalle milizie locali e l'hanno sodomizzato a sangue. Quindi ricordatevi di passare aiutante maggiore a ritirare il tesserino prigioniero di guerra. Bene, vi ricordo inoltre che domani sera abbiamo un incontro informale non facoltativo con il comandante del reggimento, che fa una specie di cena buffet ceneremo insieme a lui, nel senso che lui sarà con gli ufficiali sopra un tavolo d'argento in stile cavalleresco, eccetera, mentre voi mangerete alla mensa truppa quello che avanza. Però questo non è importante, perché voi siete militari e l'incontro è facoltativo, però ricordate che le note sono firmate in bianco e che quindi ve la metto in quel posto quando voglio. Poi un'altra cosa importante, non si venga a lamentare che quello che vi do io nelle note caratteristiche è un giudizio basso. Non è vero, io vi ho dato il giudizio in base all'impegno che c'è, ok, da parte mia di mettervi nella media o inferiore alla media, cioè queste sono le due scelte. E al di là di questo, io vi voglio molto bene militarmente parlando. E sono molto contento di stare in questo squadrone, perché questo squadrone ha una storia, così come questo reggimento ha una storia, e quindi molto importante la formalità durante le cerimonie, perché la formalità è lo specchio di come un militare si presenta all'esterno. Voi potete essere anche i militari più preparati fisicamente e da un punto di vista tattico ad affrontare determinate situazioni, ma se non siete formali, alla fine non siete militari e quindi non venite considerati. Meglio un militare ben formato, che poi non capisca un cazzo, è un altro discorso, che un militare che capite? Allora, molto importante, adesso la donata è terminata, i vostri comandanti plotone vi diranno tutte le cose
che dovete fare. Ricordatevi di andare al magazzino investizioni entro le ore 8:30, anche se sono le 9:45, però non fa niente, quello che è importante è che è previsto che voi alle 8:30, quando per esempio vi trovate con un superiore e quel superiore vi dice vi dice di fare una cosa e c'è un ordine contrastante da un'altra parte, dovete informare immediatamente il superiore al più presto che vi ha dato l'ordine, che avete ricevuto un altro ordine o siete stati trattenuti. Ma in questo caso il regolamento di disciplina militare, per quanto sia perfetto, non prevede cosa accade quando lo stesso superiore che vi ha impartito un ordine vi sta mettendo nelle condizioni di non poterlo eseguire. Siccome voi adesso siete militari, dovete stare sul riposo, ovviamente finché la donata non viene sciolta voi non potete eseguire l'ordine di andare entro le ore 8:30, che sono già passate, a fare la donata di fronte al magazzino vestizione. Ma molto importante è comunque la puntualità, quindi entro le ore 8:30 di fronte al magazzino vestizione per ritirare l'ultimo materiale che serve per la partenza. Mi raccomando, i capo equipaggio si ricordino di ritirare la fondina per la pistola, che è prevista dall'equipaggiamento, mentre i comandanti di plotone devono ricordarsi di ritirare per ogni plotone tutti i libretti sanitari da consegnare all'infermeria entro le ore 13:45, subito dopo la donata di oggi pomeriggio, che si terrà alle 13:40. Però entro le 13:45 voi dovete essere giù in infermeria a consegnare i libretti, con tutti i libretti previsti e con tutte le vaccinazioni che dovrete fare entro oggi pomeriggio. Quattro cose semplici da fare, non potete sbagliarvi, veramente vi ho messo nelle migliori condizioni di lavorare serenamente e cosa posso dire? Uomo avvisato, tutto inculato. No, il militare, ricordatevi che deve essere preparato, libretto in ordine, tesserino dei tiri in ordine, ricordate di lasciare le chiavi della vostra macchina in portacarraia, perché eventualmente dovesse essere spostati in un periodo che voi siate all'estero, qualcuno deve avere le chiavi. Per quanto riguarda quelli che mi hanno chiesto la licenza per andare a casa a posare la macchina, purtroppo non so darvi una risposta entro giovedì alle 16:30, ma le licenze devono essere fatte entro giovedì a mezzogiorno. Quindi voi non potete andare in licenza, perché se io entro le 16:30 non so darvi una risposta, purtroppo le licenze non si possono consegnare. Però ugualmente venite, quelli che hanno chiesto la licenza, il rapporto a me, così io vi comunico se potevate andare in licenza o meno. Non si può neanche preparare la licenza e poi togliere la licenza, perché poi c'è un problema con il SIGE, che purtroppo i dati vengono inseriti. Una volta inseriti e scalati i giorni, non si possono rimettere i giorni, perché altrimenti bisogna chiamare un addetto che viene apposta dal comando di brigata per poter poi sistemare il SIGE, e questo porta via un sacco di lavoro e di tempo. Mi dispiace per quelli che devono portare la macchina a casa, ma comunque io giovedì vi aspetto entro le 16:30 affinché io vi dica comunque che se voi potete andare in licenza o meno, anche se la licenza non si può fare, però voi siete militari, è previsto che voi veniate a sapere cosa vi spetta e cosa no. Io sono sempre a disposizione, la mia porta
è sempre aperta. Vi ricordo che questi momenti voi li rimpiangerete per quanto sono rari e belli, e che comunque il vostro capitano vi vuole bene militarmente parlando. Adesso la lunata, potete sciogliere la lunata a disposizione dei vostri comandanti di plotone. Mi raccomando, con le altre lunate, 4-5 lunate di oggi pomeriggio e anche di stamattina, venite puntuali 5 minuti prima e in ordine. Prego. Un'altra cosa, signori, mi ero dimenticato un fatto molto importante. È già successo con altre missioni: voi non potete portarvi dall'estero più di una stecca di sigarette e più di una certa quantità di materiali che troverete in una lista redatta prevista per questo tipo di operazione all'estero. Andate in ordine dall'ufficiale di servizio al reggimento, che ha tutte le liste di oggetti da che sia possibile portarsi dall'estero o meno. Mi raccomando, non andateci da soli, ma andate accompagnati dai vostri comandanti plotoni. Durante la giornata potete andare dall'ufficiale di servizio a farvi dare queste liste, e così voi sapete cosa potete portare e cosa no. Lo so che mancano 4 mesi quando torniamo, però il militare deve essere avvisato, poi non ci devono essere scuse e pianti quando poi vi ficcano dentro perché avete più di una stecca di sigarette dentro lo zaino, ricordandosi che poi dentro lo zaino ci devono essere solo i materiali previsti, dentro lo zaino ci devono essere cose zaino militare, ci devono essere cose militari. Dentro lo zaino civile ci devono essere le cose civili, ricordandoci però che non è previsto dal regolamento e dalla libretta che voi possiate avere borse civili durante le missioni all'estero, e quindi voi non potete portarvi niente perché non avete una borsa civile per mettere le cose civili, a meno che se comprate 2 stecche di sigarette, una la date a me, che poi allora è un altro discorso, perché è quando c'è lo spirito di corpo, lo squadrone si aggrega, diventa annerchiato, incazzato, e questo squadrone diventa una cosa sola, e quando lo squadrone è una cosa sola può permettersi il lusso di vivere da puttana. Fatti la fama e vivi da puttana, questo è quello che diceva sempre il mio ufficiale istruttore in accademia, e oggi io ringrazio lui di avermi istruito così bene e di avermi dato tutte queste conoscenze militari affinché io le possa dare a voi. Penso di aver detto tutto. Mi raccomando, portate per il poligono. Ah, mi hanno dimenticato una cosa. Questa settimana, siccome già abbiamo tutto pieno durante la giornata, ci sarà un poligono notturno necessario per l'addestramento, che verrà fatto la sera alle 10 di sera a un poligono che si trova a 840 km dalla caserma, perché non c'è un poligono a disposizione qui intorno. Ricordatemi, voglio che gli armieri mi portino al poligono tutte le casse previste, con tutte le pubblicazioni previste, che nessuno ha mai letto al poligono, però vanno portate, perché se arriva il comandante del reggimento vuole vedere che ciò che è previsto, che viene portato alle 10 di sera a un poligono 840 km da qua, sia portato e sia messo sopra la DIE, in modo che ci sia tutto il materiale previsto per fare il poligono
per eventuali visita alle 10 di sera di un comandante di reggimento barra brigata. Mi raccomando, tutti devono essere puntuali a questo poligono. Ovviamente per poter raggiungere il poligono, vi dico subito che il poligono molto probabilmente verrà fatto il giovedì sera alle 10 di sera, un poligono a 800 e passa chilometri da qua, e quindi l'indottrinamento che noi dovevamo fare il giovedì si fa sempre giovedì, ma si fa in pullman, e quindi siccome adesso è previsto che durante il viaggio il militare non percepisce ore di recupero, voi durante il viaggio vi verranno scalate le ore, ma allo stesso tempo dovrete fare l'indottrinamento, e quelle ore che vi servivano per andare a casa l'ultima licenza non ce l'avrete, perché è previsto, bisogna fare queste cose. E giovedì notte c'è il poligono alle ore a 800 km da qua, e è stato l'unico poligono disponibile che ha potuto trovare l'OAI. Hanno lavorato un sacco per trovare un poligono più vicino, ma non c'era, e quindi mi dispiace. Voi siete militari, vi voglio bene caramente parlando, ma c'è questo poligono che verrà fatto giovedì sera, e poi in nottata viaggeremo e rientreremo qui, e venerdì ci sarà il caricamento bagagli, che verrà fatto ovviamente, visto che lo zaino previsto da caricare sopra i mezzi è lo zaino che dovete portare giovedì notte, voi già userete lo stesso zaino che vi porterete a poligono, sarà quello che andrà in Macedonia, quindi tutto dovrà essere in ordine e controllato, e quindi ci sarà un'ulteriore ispezione al poligono di notte a 800 km da qua, per poi così rientrare la mattina, avere già lo zaino pronto, previsto, con tutta la roba pulita in ordine, e che quindi è previsto che vi portiate anche il Kobe zaino per la pioggia, così se dobbiamo fare il poligono sotto la pioggia mettete il Kobe zaino previsto dalla libretta e andiamo a sparare al poligono con lo zaino. Lo zaino rimane protetto e voi la mattina dopo potete caricare lo zaino dentro i mezzi, i bauli, dentro i container, e mi raccomando non fate come una volta a Montebello che c'è stato uno che si è sbagliato e ha messo lo zaino dentro il container e il baule dentro il mezzo. Siete militari, sapete le cose precise. Adesso dopo la vestizione andate a fare anche i vaccini previsti, che sono circa una decina, e non ci sono controindicazioni. Non state a dare retta a radionaia che c'è gente che crepa perché si fa il vaccino, perché non è vero. Siate militari, è previsto che fate il vaccino previsto dal regolamento di disciplina militare, e quindi fate questi vaccini. Dopodiché i libretti vanno controllati dai comandanti di plotone per i vaccini, vanno controllati prima e vanno controllati dopo. Adesso non mi ricordo quando vanno controllati prima e dopo, perché è un'ora e mezza che sto parlando e non so che cazzo ho detto. Ricordatevi per la manutenzione, molto importante, altre due o tre cose, per la manutenzione delle Brindo Centauro. Non è possibile lavare le Centauro con l'acqua dentro la bocca da fuoco, non è possibile, perché si arrugginiscono e poi vi addebitano la bocca da fuoco, e quindi dovrete pagare dal vostro stipendio la bocca da fuoco per i prossimi 30 anni. Ve lo consiglio, perché è successo anche al sottoscritto. Non vorrei, vi voglio bene militarmente parlando, e non vorrei che capitasse anche a voi, perché è una cosa disdicevole e non va fatta. Un buon militare deve essere preparato e sapere come manutenzionare la propria arma e il proprio mezzo.
Un'altra cosa importante, non accetto giustificazioni da persone che non hanno gli anfibi puliti perché sono andati a manutenzionare il Blindo Centauro. Quando si ritorna dalle Blindo Centauro si fa pulizia anfibi e pulizia dell'uniforme, nonché dopo si fa educazione fisica, nonché dopo si fa manutenzione Blindo Centauro, nonché dopo si fa di nuovo educazione fisica e dopodiché siamo militarmente veramente preparati. E adesso vi lascio ai vostri comandanti Protone che vi istruiranno su come svolgere il resto dell'attività della giornata. E per qualsiasi cosa la porta del vostro capitano è aperta, quindi io sono a vostra disposizione per qualsiasi cosa. Vi lascio. Bene, presentiamo la forza così. Ah, un'altra cosa, signori. Ultime cose importanti. Mi raccomando, controllate la bacheca per controllare se ci sono i servizi e se ci sono variazioni. I vostri comandanti Protone ora vi informeranno sui servizi da fare questo fine settimana, ma voi comunque ogni 2 ore dovete controllare la bacheca per vedere se ci sono variazioni e quindi dovete risalire su allo squadrone per controllare la bacheca. Poi un'altra cosa importante, con questa veramente chiudo, mi raccomando, visto che noi giovedì sera dobbiamo andare al poligono, portiamo il mezzo che deve essere caricato sulla nave per agevolarvi direttamente in poligono. Così voi mettete all'interno i vostri zaini e quindi venerdì mattina, quando rientreremo dal poligono, i vostri zaini sono già messi dentro il mezzo che deve essere caricato sulla nave. In questo modo noi avremo venerdì mattina più tempo libero e, visto che ci sarà anche una visita generale, potremmo fare la visita, potremmo schierare un picchetto in drop, che ovviamente la drop va preparata per il picchetto del venerdì mattina, che ora vi dico che c'è anche questo picchetto il venerdì mattina, e quindi grazie al fatto che giovedì noi riusciamo a fare tutto, venerdì abbiamo solamente da caricare il baule previsto con la roba prevista che è rimasto qui. Quindi voi, siccome poi non potete, chi abita fuori, andare a casa a prendere il baule, giovedì mattina dovete già venire con tutta la roba a caricare, pronti per partire al poligono. I bauli poi verranno lasciati all'interno dell'androne dello squadrone, e all'interno di questo squadrone ci sarà poi un piantone che verrà scelto dai vostri comandanti di plotone tra le persone che non devono venire al poligono. Ricordatevi inoltre che tutti devono venire al poligono e che quindi non ci sono le persone per fare il piantone, ma voi siete militari e dovete fare tutto quello che vi viene richiesto: fare il piantone e venire al poligono insieme. Quindi questa breve adunata, che vi ricordo che ci sarà un'altra adunata anche dopo pranzo essenziale, e anche una adunata tutte le adunate, vi ricordo di venire a tutte le adunate di questa settimana, che sono all'incirca una quarantina, e di essere sempre puntuali, di venire sempre 5 minuti prima per essere puntuali e per far sì che il militare sia già schierato pronto quando arriva il vostro capitano per fare la adunata. Vi ricordo inoltre che noi non siamo naglioni. Non è che quando fate la adunata col vostro comandante di plotone venite quando vi pare. Quando fate la adunata col comandante di plotone
anche se non è presente il vostro comandante di squadrone, dovete comunque venire 5 minuti prima. Se passo io e controllo, vi ficco dentro. Se 5 minuti prima non c'è già tutto il plotone inquadrato prima dell'arrivo del comandante di plotone, quindi la radunata deve essere fatta in maniera prevista, con l'uniforme in ordine, sempre il foulard sempre aggiustato in modo che si vede il cavallino, e mi raccomando, siamo ormai agli sgoccioli, manca poco la partenza, tra poco si parte. Fate le ultime telefonate, fatevi le ultime trombate a casa quando avete tempo questa settimana, perché poi si parte e per 4 mesi dovremmo stare in Macedonia e dovremmo stare in missione in suolo di operazione, dove dovremmo essere sempre vigili e attenti, e non è possibile poi rientrare in licenza per andare dalla ragazza perché qualcun altro se la tromba. Siete militari, purtroppo dovete eseguire gli ordini e dovete essere pronti. Adesso vi lascio insieme ai vostri comandanti di plotone e vi indicheranno la strada per il magazzino investizione. Ormai sono le 10, vabbè, non fa niente. Fate anche pausa spaccio, ma prima andate al magazzino investizione. Non potete andare a fare pausa spaccio prima di essere andati al magazzino investizione, e vi ricordo che la pausa spaccio è prevista tra le 10 e le 10.30, quindi voi andate al magazzino investizione, dove lì troverete l'addetto alla investizione, e aspettate finché non torna dalla pausa spaccio. Dopo che fate la investizione avete il permesso di andare a fare la pausa spaccio, però poi non è più l'orario per la pausa spaccio e quindi alla pausa spaccio non ci andate. E quindi vi lascio ai vostri comandanti di plotone che adesso farete un'altra breve adunata dove vi verrà spiegato che cosa fare per fare la vestizione. Bene. Quadrone. Attenti. Grazie, molte grazie, riposo con i comandanti plotone, vi lascio bene, e mi raccomando, le adunate oggi pomeriggio, bene. Squadrone, riposo! È un'altra cosa, signori!
c'è un posto per te nell'esercito. Il mio.